Signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi siamo qui a parlare del supercharger di Crypto.com. Oggi mi piacerebbe fare con voi un recap di quanto ho guadagnato in tutti gli ultimi supercharger. Prima di cominciare, però, vorrei spiegare per chi fosse nuovo, per chi non lo conoscesse, che cos'è il supercharger. Allora, il supercharger è una sezione che si trova all'interno dell'applicazione di Crypto.com. E se non siete ancora iscritti, vi lascio in descrizione il mio codice che vi permette di ottenere $25 di bonus andando a richiedere la carta Ruby, ovvero quella rossa. Come vi dicevo, il supercharger è appunto una sezione di questa applicazione all'interno della quale noi possiamo andare a depositare i nostri soldi sotto forma di CRO, quindi non possiamo mettere euro, bitcoin, ethereum, ma soltanto CRO, quindi la criptovaluta proprietaria della piattaforma. E con queste CRO la piattaforma va a effettuare del mining, quindi vengono utilizzate per confermare delle transazioni, comunque per fare delle operazioni sulla loro rete, e in cambio ci vengono forniti degli interessi. Riassumendo molto più semplicemente, noi andiamo a mettere delle CRO e otteniamo in cambio degli interessi. Gli interessi vengono pagati ogni fine mese, anche se il procedimento è un po' più complesso, e noi possiamo andare a depositare e ritirare i nostri soldi quando ci pare, senza problemi. Possiamo, per esempio, oggi depositare 1.000 euro e domani ritirarle tutte 1.000, e non ci verrà chiesto niente, nessuna penale, nessuna spesa, niente di niente. Utilizzando questo strumento si corrono principalmente due rischi: uno è il rischio di piattaforma, quindi il rischio che la piattaforma di Crypto.com vada a fallire, anche se è una cosa non probabilissima, dato che è una piattaforma in grande espansione, che ultimamente sta facendo grandi investimenti, però non è mai escludere, quindi io vi dico tutto per correttezza. L'altro rischio è quello del cambio valute. Infatti, quando noi andiamo a investire in CRO, gli interessi non li otteniamo a fine mese in CRO, ma in criptovalute diverse. Infatti, in ogni mese Crypto.com cerca di mettere alla ribalta una nuova criptovaluta. Per esempio, nel passato è stato Dogecoin, Shiba Inu, Bitcoin, Boson, EFI, tantissime altre. Io ho partecipato non so quanti supercharger, però ora ve lo faccio vedere. E come vedete ce ne sono state veramente tante. Quindi il rischio qual è? È che se questa criptovaluta raggiunge un prezzo altissimo mentre noi stiamo finendo il supercharger, quando ci vengono date le ricompense ce ne verranno date poche. E se poi il suo prezzo scende dopo che sono state calcolate le ricompense, noi guadagniamo appunto poco. Vi spiego più semplicemente. Se noi abbiamo fatto un supercharger di 30 giorni sui bitcoin, il 30° giorno noi calcoliamo la ricompensa su bitcoin. Quindi fate che l'ultimo giorno bitcoin vale 50.000 euro e si calcola la ricompensa su 50.000 euro di bitcoin. A quel punto a noi ci verrà data una porzione piccolissima. Poi, se il giorno dopo, quando iniziano a dare ricompense, Bitcoin scende tipo a 10.000 euro, le nostre ricompense che sono state calcolate rimarranno proporzionali a Bitcoin per quando valeva 50.000 euro. Quindi, noi abbiamo perso veramente un sacco. Il rischio è appunto che nel giorno in cui viene calcolata la ricompensa, quella valuta abbia un valore altissimo e poi, quando ci viene distribuita, abbia un valore più basso. Però può succedere anche il contrario. Infatti, quando è stato fatto il supercharger di Axie Infinity, quindi il penultimo se non sbaglio, è successo esattamente l'opposto di quello che vi ho appena detto. Infatti, quando sono state le ricompense, il valore di Axie Infinity era bassissimo. Poi, appena hanno iniziato a distribuirle, Axie Infinity ha fatto tipo il 100%, ha raddoppiato il valore. Infatti, le mie ricompense sono letteralmente raddoppiate. Dovevo guadagnare tipo 8 euro se non sbaglio, ne ho guadagnati più di 16. Addirittura sono arrivato fino a 20 perché nel mese è continuato a salire. Infatti, ieri Axie Infinity ha fatto un altro 20%. Io non ho ancora venduto le mie ricompense, quindi ho guadagnato altri soldi, tipo adesso circa 16, anche più euro, e non ho nemmeno finito di riceverle. Figuratevi quanto è stata fortunata questa circostanza. Poi un'ultima cosa, le ricompense come vengono date? Le ricompense vengono date un pezzettino al giorno per 30 giorni. E come si calcolano? Praticamente un supercharger mediamente dura 30 giorni. Per esempio, noi oggi depositiamo 1.000 euro, se li lasciamo per tutti i giorni senza mai ritirarli otterremo un punteggio molto alto. Se invece non li depositiamo e li ritiriamo fra 15 giorni otterremo un punteggio più basso. Ciò però significa che anche se voi lasciate i soldi per 15 giorni guadagnate comunque qualcosa, non è che se li togliete non guadagnate niente. Voi guadagnate in proporzione al tempo in cui lasciate i soldi. Quindi appunto più li lasciate più guadagnate. I soldi poi, come vi dicevo, vengono distribuiti un pochino al giorno per 30 giorni, a volte per 45 giorni, dipende da quanto dura il supercharger. Se per esempio dura 30 giorni, solitamente li danno in 30 giorni, se dura 45 giorni, li danno in 45 giorni, e così via. Andiamo ora a vedere però qual è il punto del video, ovvero mostrarvi quanto ho guadagnato in questi ultimi mesi con il supercharger. Allora, se mi seguite dall'inizio sapete che inizialmente il mio supercharger aveva dentro forse 300-400 euro, poi è arrivato da 1.000, adesso siamo intorno ai 1.500, comunque con gli ultimi giorni il valore di
CRO che è esploso, praticamente è arrivato a 19 centesimi, ci ho investito quando erano ancora tipo intorno ai 14, guadagnato veramente tantissimo in questi giorni, quindi anche il valore del supercharger è molto aumentato. Infatti il supercharger che finisce tra circa 24 ore, penso che mi dia una buona ricompensa, però questo ve lo mostro nel prossimo video perché devo appunto aspettare che vengano calcolate le ricompense. Andiamo a vedere qual è stato il primo supercharger a cui ho partecipato e quanto ho guadagnato. E il primo a cui ho partecipato io è stato questo qui di Dogecoin. Questo è quello che ho guadagnato dal mio supercharger di Dogecoin. I Dogecoin qui erano 9, però se noi andiamo a vedere la data di questo supercharger era fine marzo, quindi andiamo a vedere quanto costavano a fine marzo i Dogecoin. E ragazzi, i Dogecoin valevano 5 centesimi l'uno, quindi io in totale avevo guadagnato 5 per 9, esattamente 40 centesimi, quindi ho depositato veramente poco dal mio primo supercharger, quindi capite che avrò avuto massimo 100 euro. E poi li ho tenuti fortunatamente, e poi come tutti sappiamo i Dogecoin hanno avuto un aumento incredibile, li ho venduti quando erano forse a 30 centesimi o poco più, comunque ho guadagnato mi pare 5-6 euro da quel supercharger, anche se ciò che mi aspettavo era semplicemente 40 centesimi. Ragazzi, attualmente sto riguardando il mio vecchio video e vi posso confermare che avevo investito 1000 CRO precise, che è veramente pochissimi in confronto a quanto adesso, avevamo guadagnato appunto 40 centesimi che poi sono diventati circa 3 euro, una cosa del genere, con quel valore aumentato di molto e abbiamo guadagnato di più. Veramente questo video, ragazzi, risale all'8 marzo 2021, sono passati veramente un sacco di mesi ed è cambiato tutto praticamente su crypto.com. Ma sono contentissimo di aver cominciato presto. Passiamo poi al supercharger di Engine Coin. Qui l'Engine Coin valeva circa 1,20 1,30 euro. E noi, come potete vedere da questa schermata, abbiamo guadagnato 4,23. Quindi semplicemente 4,23 per 1,20 abbiamo guadagnato 5 euro circa. Qui sul supercharger di Engine Coin avevamo praticamente raddoppiato le CRO che avevamo. Infatti, ne avevo aggiunte ancora altre perché mi ricordo che in quel periodo era un po' sceso il CRO, quindi avevo comprato di più. E praticamente ne avevamo più del doppio, 2400, per un totale di 300 euro abbiamo guadagnato 5 euro. Questo è stato veramente, ragazzi, altissimo il guadagno che ho fatto perché se voi ci pensate avevo guadagnato 5 euro in un mese, in un anno sarebbero stati 60 euro, cioè 60 euro di interesse su un investimento di 300 euro. Infatti qui l'interesse era veramente altissimo, tipo al 20%. Una cosa che purtroppo non succede più da mesi, però se dovesse ricapitare, ragazzi, un interesse del 20% su Supercharger è uno spettacolo. Andiamo a vedere qual è il prossimo. Dopo Engine Coin cosa c'è stato? Shiba Inu, questo me lo ricordo benissimo, non devo neanche andare a vedere quanto ho guadagnato. Praticamente qui abbiamo guadagnato 2.475.000 Shiba Inu. Pensate che qualche mese prima avevo comprato Shiba Inu quando erano esplose e ne avevo speso 100 euro per 4 milioni. Qui con un supercharger mi hanno regalato 2.400.000, figuratevi, che poi ho venduto e adesso sono tipo quadruplicate, triplicate, mi sto mangiando le mani, ma tralasciamo. Però vi dico che qui mi ricordo erano perfettamente 22 euro guadagnati in un mese. E adesso vi dico anche quanto avevo investito. Purtroppo ragazzi, in questo video non ho inquadrato la schermata principale del supercharger, quindi non vi saprei dire quanto ho investito, però se vogliamo ipotizzare che anche lì ho raddoppiato il mio investimento, possiamo dire che avevo circa 600 euro, ho ottenuto un guadagno di 20 euro e se voi ci pensate avremmo ottenuto praticamente, se l'investimento fosse durato un anno, più di 200 euro, c'è una roba incredibile. Però in questo caso il supercharger ha durato 45 giorni, quindi i calcoli dovremmo farli diversi, infatti in un anno non ci sono 12 mesi da 45 giorni, però ce ne sono un po' meno, perché in questo modo un mese durerebbe un mese e mezzo e non avrebbe più senso. In ogni caso, da questo supercharger, a fronte di un investimento di circa 600 euro, ho guadagnato 22 euro. Anche qui, ragazzi, l'interesse era veramente altissimo, mi pare che superasse il 20%. Passiamo ora al prossimo supercharger che ho fatto, quello di Bitcoin. Da qui avevo guadagnato veramente pochissimo, infatti ho preso 0,000216 Bitcoin. Vediamo se mostro quanto ci ho investito. Sì, qui lo mostro, ragazzi, avevo investito 1200 euro. Ancora una volta ho raddoppiato il mio investimento. Qui, vabbè, c'era stato anche il crollo delle cripto, come ben sapete, che c'è stato quest'estate, quindi abbiamo incrementato un po', però il rendimento di questo supercharger era veramente bassissimo, infatti era circa del 7%, una cosa del genere. Vediamo che abbiamo guadagnato circa 8 euro, infatti come dicevo prima l'interesse era abbastanza basso, praticamente abbiamo investito il doppio di soldi del supercharger precedente, ma abbiamo guadagnato la metà, anzi meno della metà. Poi andiamo a vedere quello successivo a Bitcoin, era quello di Boson. Andiamo quindi qui a vedere, abbiamo guadagnato 1,90
95 boson. Allora ragazzi, qui praticamente mostravo che avevo 1200 investiti anche su quello di boson, quindi qui non è cambiato nulla, il numero di CR è rimasto lo stesso, e però qui il guadagno è stato veramente basso, perché i boson valevano intorno a fine agosto inizio settembre, perché questo si sovrapponeva praticamente con quello di Bitcoin, perché era un super charge che durava solo 7 giorni questo, però poi le ricompense le dava per tipo 30, e anche qui non è andato benissimo a fronte di un investimento mio abbastanza grande tra l'altro, perché è sempre appunto quello di un migliaio di euro. E come vedete qui boson ha proprio toccato il massimo in quel periodo tra fine agosto e inizio settembre, è arrivato a 1,50, però poi è sceso tantissimo. Se noi contiamo che ho guadagnato circa 2 boson, perché ne ho guadagnati 1,9, sì, 1,95, un boson valeva intorno alle 1,50, possiamo dire che ho guadagnato 3 euro da questo supercharger. Poi andiamo a vedere il successivo, che è quello di EFI, che è finito veramente da poco tempo. Questo qui ne ho guadagnati 3 EFI. In questo periodo qui un EFI valeva meno di 1 euro, 80 centesimi, quindi noi ne abbiamo guadagnati 3, ovvero 2,4 euro. Ok signori, scusate la piccola interruzione, ma la fotocamera mi aveva abbandonato. Vi stavo dicendo che con il supercharger di Axie Infinity abbiamo guadagnato addirittura 15,90 euro. Come potete vedere qui, tutte queste ricompense derivano dal supercharger. Se scendiamo in basso lo vedete, non ho investito proprio nulla. Quindi sono arrivate di più in un giorno, perché non so se vi ricordate, è successo un problema, infatti nei primi giorni non avevano dato niente, poi dopo 3 giorni ci hanno dato tutto insieme. E oltre a questo, come vedete, Axie Infinity è cresciuto veramente tantissimo, infatti le nostre ricompense dovevano essere intorno agli 8 euro per questo mese, sono diventate, come vedete qui, le ricompense sono state calcolate in questo periodo, a fine settembre, e variavano tra i 50 e i 60 euro gli Axie Infinity. Poi appena sono state calcolate, il prezzo è raddoppiato, infatti il nostro supercharge ci ha dato il doppio di quello che ci doveva dare, quindi abbiamo ottenuto 16 euro praticamente al posto di 8. E con questo si conclude anche l'ultimo supercharger. Manca forse un giorno di ricompense, però vabbè, non incide molto, sarà qualche centesimo. Allora, dato che gli ultimi 30 giorni, quindi l'ultimo supercharger, che era quello di DYDX, non so neanche come si pronunci, però fa niente, dava delle ricompense non altissime, circa del 7%, comunque non le ho calcolate perché non ci sono state date, quindi ci sarebbero 30 giorni che farebbero sfalsare il conto. Quindi ho tolto 30 giorni dal totale e io ho iniziato a investire circa dal 10 marzo del 2021. Poi sono rimasto investito per tutti i 30 giorni di aprile, per quelli di maggio, di giugno, di luglio, di agosto e di settembre, poi vabbè anche quelli di ottobre, poi lo continuerò anche a novembre perché io sono molto interessato a questa piattaforma e soprattutto a questo strumento e voglio continuare il mio investimento. Però per ora i calcoli li facciamo partire da circa il 10-20 marzo, perché appunto ho riguardato il mio vecchio video e all'interno di questo video dicevo che ho iniziato a investire dopo nel supercharger di Dogecoin, quindi figuratevi, potevo guadagnare ancora di più. Però fa niente, noi ci basiamo appunto su questi calcoli e poi arriviamo fino a circa il 31 di settembre, quando c'è stato il supercharger di Axie Infinity. Ho sommato tutte le ricompense ed ho ottenuto un valore pari a 59 euro. Questi 59 euro sono stati guadagnati nell'arco di 7 mesi, quindi ho fatto un calcolo e ho ottenuto che se mediamente questi sono i guadagni, se aggiungessi altri 5 mesi per arrivare a un totale di 12 e vedere quant'è un guadagno medio annuo, saremmo arrivati a 101 euro, quindi una media abbastanza buona. Però a questo punto noi ci chiediamo, ok, guadagni di 101 euro, ma quanto è stato l'investimento? Allora ho fatto una media e mi sono segnato tutte le cifre che ho mantenuto nel supercharger in questi mesi. Partendo dal primo mese avevo 100 euro e basta, nel secondo ne avevo aumentati a 300, nel terzo sono andato a 600 e dal quarto in poi ne ho... Scusatemi di nuovo se c'è stata un'interruzione, ma la videocamera oggi non vuole veramente saperne di fare questo video. Ma tornando a noi, vi sto dicendo che se noi investiamo circa 800 euro e li manteniamo costanti, anche se il valore appunto può variare, perché comunque le cripto sono volatili, lo sappiamo bene, però se noi investiamo, non so, al primo di gennaio 800 euro, mediamente dovremmo averne 800 per tutti i mesi. Un mese potrebbero essere 1000, un altro 500 e la media alla fine siamo intorno ai 700-800 euro. Quindi se noi manteniamo questa linea di pensiero, andiamo a ottenere il risultato di un 12% annuo circa, il quale ci porta a un guadagno di 101 euro, che appunto, se andiamo a pensare al fatto che il supercharger è svincolabile in ogni momento, ci dà ricompense giornalmente, perché anche se noi stiamo partecipando al supercharger di Bitcoin, quello di Ethereum è appena finito, noi anche se abbiamo i soldi investiti per il Bitcoin stiamo ricevendo giornalmente le ricompense di quello precedente, quindi noi ogni giorno stiamo ricevendo qualcosa essenzialmente. Però vabbè, questa è solo una cosa psicologica, non è che se riceviamo qualcosa ogni giorno è meglio, ecco, in poche parole volevo soltanto dirvi che ci vengono date ricompense giornalmente, che per alcuni può essere meglio, così magari potete investirle in qualcos'altro. Cioè per esempio, se
avete investito tanto e magari un giorno guadagnate un euro, potete investire quell'euro tutti i giorni in Bitcoin, così piano piano fate anche una specie di pack, anche se piccolissimo, però potete creare questo piccolo investimento. E se un giorno vi dovreste stancare di fare supercharge, come vi dicevo, potete rimuovere le cripto in ogni momento. Quindi riassumendo, abbiamo un 12% anno di interesse, che è veramente altissimo, la possibilità di svincolare cripto quando vogliamo. Possiamo iniziare a investire a partire da semplicemente 100 CRO, quindi circa 20 euro, che direi che è una cosa alla portata di tutti. Chiaramente, se investite così poco, le ricompense saranno anche più basse, però potete fare com'è, che ho iniziato da soli 100 euro e poi piano piano incrementato, poi si è incrementato anche il valore delle CRO, quindi tra una cosa e l'altra sono arrivato ad avere un bel gruzzoletto investito, che come dicevo mi ha portato a ottenere esattamente 59 euro all'interno di questi circa 7 mesi, anche se sono un pochino meno, considerando che il supercharge di Dogecoin l'ho fatto a partire dalla metà praticamente, quindi ho perso alcuni giorni e il mio guadagno è diminuito per quello. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia interessato e che vi abbia tolto la curiosità di quanto guadagnato in questo periodo. Fatemi sapere voi quanto avete guadagnato, comunque come stanno andando i vostri supercharger. Ah, e un'ultima cosa, se andate nel supercharger vedete una cifra, tipo io vedo che ho guadagnato 198 euro, però non è così. La cifra è così alta perché crypto.com cosa fa? Aggiorna al valore di oggi tutte le cripto che ho ottenuto. Quindi, per esempio, il Shiba Inu, che quando io ho venduto valeva 20 euro, per crypto.com adesso ne valgono più di 100 e quindi mi fa vedere che ho guadagnato 100 euro, ma effettivamente non li ho guadagnati perché ho già venduto tutto da mesi. Il risultato che vedete all'interno del supercharger dei guadagni ottenuti è un risultato aggiornato momento per momento riguardo alle cripto che avete ottenuto. Quindi io ho guadagnato 59 euro quando in realtà potevo averne 198, quindi mi fa un po' mangiare le mani vedere quel numero lì, però ragazzi è inutile stare a piangersi addosso per queste cose perché il futuro non lo prevede nessuno, quindi direi che non ha senso. E niente, io vi invito a lasciare un commento e dirmi se volete quanto avete guadagnato, comunque come stanno andando i vostri supercharger. E noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando state in bene, lasciate un bel like e iscrivetevi, ve ne sarei molto molto grato. Let's go.